Online. Ciao Sarissima, ciao Sara, come stai? Ciao Fabio, ciao a tutti, molto bene, grazie. Tu? Bene, grazie. Allora, ho l'onore di presentare una persona speciale. Questo lo chiameremo Salotto Rom. Perché lo sta facendo dall'auto? Perché è una donna impegnata, è una mamma impegnata, quindi sta facendo veramente i miracoli per questa community. Quindi io ti ringrazio tantissimo, Sara, di aver dedicato del tuo tempo per poter essere intervistata. E Sara la vedremo molte, molte volte. Quindi preparatevi. Oggi è una presentazione. Oggi presentiamo Sara. Sara, dici qualcosa. Ciao Fabio, ciao a tutti. Innanzitutto sono grata di essere con voi. E, come ho preso dal maestro, inizio le mie sedute dalla macchina, come Fabio qualche anno fa. Sì, proprio come proprio qualche anno fa, per chi si ricorda. Allora, io qui mi sono fatto delle domande per te, Sara, le ho qui pronte. E la prima domanda è: raccontaci un po' i tuoi percorsi, perché così andiamo dritti, dritti al sodo, diciamo così, svolto, condotto fino ad oggi, parlando anche di psicobiogenealogia. Intanto, chi sei? Ecco, chi sei? Ecco, allora mi racconto un pochettino. Io sono Sara Dotti, sono una naturopata, una massaggiatrice olistica, una personal trainer, ma una grande ricercatrice di psicobiogenealogia. Ho fatto una scuola di naturopatia a indirizzo psicosomatico, poi ho fatto dei master in tecniche di rilassamento e in massaggi e insegno anche Pilates e anche altre discipline fitness. Cioè, arriviamo alla fine del salotto, che c'è ancora il tuo curriculum da terminare, Sara, perché veramente è impressionante, complimenti. C'è dell'altro che hai fatto, c'è dell'altro che hai Sì, fatto. cioè la parte più importante è praticamente raccontarmi attraverso il corpo, cioè io ho sempre lavorato attraverso il corpo e quindi anche in questo salotto mi preme raccontare come diverse tecniche corporee possano portare alla psicobiogenealogia, ecco. Quindi diciamo che tu, Sara, sai che io adoro il mondo della psicobiogenealogia, cioè io mi eccito nel parlare dei meccanismi che vi stanno. Poi con Sara, che ci siamo conosciuti da parecchio tempo, lei si occupa appunto di una cosa che a me acchiappa, che è proprio il corpo, dicevi, collegato alla psicobiogenealogia, cioè c'è un mix che è impressionante da quello che lei mi ha spiegato. Assolutamente. Dimmi un po' quello Perché che tu pensi. Fabio? Dimmi, Allora, prego. io penso che il corpo sia una grande mappa psicosomatica, cioè ogni parte del corpo, ogni cellula, ogni filamento del nostro DNA parla da sé, parla delle nostre emozioni, delle nostre paure, delle nostre gioie, ma anche e soprattutto di memorie genealogiche, quindi di memorie che ci vengono trasmesse attraverso i nostri avi e attraverso il nostro DNA. E attraverso il nostro corpo, quindi andando a muovere e a toccare proprio con mano determinati punti, noi possiamo smuovere queste emozioni, possiamo smuovere questi blocchi. Questa è la mia scoperta. E quindi arrivano delle immagini profonde che parlano direttamente col nostro inconscio. Quindi quello che stai dicendo, Sara, che mi sta acchiappando tantissimo e penso anche chi ci ascolta, è che adesso veramente la tiro a caso. Qui in un punto del mio corpo, sulla spalla X, ci può essere, adesso ovviamente l'ho tirata a caso, la storia, che ne so, dell'infanzia di mio nonno che cadde dalla bicicletta e batté la testa e ai ai ai. Questo vuoi dire? Bravissimo, bravissimo. Abbiamo tantissimi punti del nostro corpo, ma veramente tanti, che sono appunto collegati alle nostre memorie genealogiche. Questo l'ho scoperto attraverso anche, cioè utilizzando anche alcune tue tecniche.
nel nostro percorso di chiaroveggenza e ho visto che smuovendo determinati punti arrivano queste immagini di memorie, di una memoria che può essere genealogica ma anche collettiva. E quindi come fai a vedere queste immagini? Allora, praticamente vado a massaggiare il dorso della mano, quindi lo massaggio cioè come se lo sfiorassi. Questo serve proprio a cancellare, le nostre memorie di paure inconsce, ovviamente. Quindi massaggio entrambi i dorsi delle mani, poi vado a premere i due punti con entrambe le mani qua sotto le clavicole, al centro, qua sotto. A volte si sentiranno anche delle leggere tensioni. Secondo me bisogna un pochino insistere, senza ovviamente forzare troppo, però bisogna insistere un pochino e si sentirà subito una sorta di rilassamento profondo, cioè si sente proprio come se il corpo si rilassasse profondamente. Io infatti spesso inizio subito a sbadigliare, ma la chiave centrale è quella di rilassare l'addome. Lui è il nostro protagonista. Io parlo spesso di addome, infatti, che ritengo sia, perché tanti dicono il cuore, certo, il cuore è importante, però da anni io dico, guardate che il cuore senza un addome su cui si è lavorato ha un suo fluire un po' disordinato, un po', insomma, potremmo fare di più, ecco. Però quindi tu stai dicendo che c'è per forza il bisogno che tu, Sara, intervenga sul corpo di una persona davanti a te, o tu puoi dire, tu che stai ascoltando Sara, puoi autonomamente, su mia istruzione, guarire una ferita. Domanda. Allora, Fabio, ti rispondo anche per esperienza che si può autonomamente, con gli strumenti giusti, forniti anche dalle persone giuste, guarire le proprie ferite. Ecco, se così possiamo dirlo, comunque sbloccare le proprie emozioni inconsce. Si può attraverso la stimolazione di certi punti, ma soprattutto appunto iniziando lavorando attraverso il proprio addome. Quindi con una sorta di autoinduzione al rilassamento, se così posso dirlo, si rilassa l'addome e poi ovviamente attraverso la stimolazione di altri punti si apre come una sorta di finestra proprio nella parte più alta della fronte e da qui si ha lo sblocco, diciamo, verso queste immagini che vanno un pochino a guarire il nostro inconscio. Te la senti di raccontare, qui mi sono scritto, cosa ti è capitato di vedere? Cosa hai visto tu, ecco, dalla tua esperienza? Allora, premetto che per me è facile, tra virgolette, rilassarmi quando sono fuori casa, ma soprattutto anche alla luce del giorno. Cioè, mi basta chiudere gli occhi, andare appunto a rilassare l'addome, stimolare altri punti e sono in pieno rilassamento. E per tante persone questa cosa è un po' più difficile, lo si può fare normalmente a letto, normalmente prima di dormire, in determinati attimi della giornata, quando si è soli e quando ci si può dedicare del tempo. Comunque, ritornando a noi, ho visto tante cose, cioè sto scrivendo un mini libro, probabilmente ne farò una serie di racconti di queste Wow. immagini oniriche, non saprei neanche come definirle, immagini dalla genealogia, chiamiamole così. A volte sono immagini statiche, quindi mi è capitato di vedere, ad esempio, non so, la prua di una nave grande, tipo da crociera, oppure mi è capitato di vedere la corolla di un fiore, una girandola o il simbolo dell'infinito. Sono a volte immagini proprio simboliche, statiche, così. Altre volte ho visto delle vere e proprie scene, ovvero anche scene che non riguardano esattamente questo tempo. Scene magari ambientate, non so, in paesaggi brulli, come può essere, penso, l'Irlanda, o comunque dei paesaggi freddi, brulli.
vedevo, non so, un uomo incappucciato che portava una croce, come se fosse un gesuita. Questa era la mia impressione. A volte io sono presente nella scena, come se fosse una vera e propria, diciamo, costellazione. A volte io sono fuori e guardo da spettatore ciò che accade. O se no, mi è capitato di vedere una moneta che ruotava su un tavolo. In un ambiente che poteva essere un bar tipo del Far West, con questo uomo vestito da sceriffo con questi baffoni lunghissimi che giocava con questa moneta. Ecco, magari partiva l'immagine da una cosa piccola e poi andava a ingrandirsi, come se lo schermo proprio si aprisse davanti ai miei occhi, occhi chiusi in quel momento. Ci tengo a precisare che Sara non sta dicendo vedo nel senso che percepisco un'immagine. Sara sta dicendo chiudo gli occhi ed è giorno. Sara sta dicendo vedo ad occhi chiusi. Ha fatto il percorso con me, ok? Tra l'altro Sara riuscita, nonostante la bambina con tutte le sue esigenze, è riuscita a Il conciliare bambino. tutto. Il bambino, perdoni, Il mi bambino sbaglio che sempre. tutti dicono che sia una bambina perché è talmente dolce, non so perché questa cosa. No, è che tutte le persone che conosco hanno tutti una figlia, un figlio piccolino, non mi capisco più. E nonostante questo, appunto, si rifugiava sempre in auto e da lì ha avuto dei risultati bellissimi. E questo è continuato nel tempo, solo che lei cosa ha detto? Io sviluppo qualcosa che lei già aveva iniziato a suo tempo, precisiamo, perché va dato il merito a lei in questo momento, ed è riuscita a trovare una chiave originalissima, è riuscita a unire un sacco di cose attraverso il suo potenziale, ma il suo intento nella nostra community, Sara, è quello di aiutarci, vero? Sì, l'intento sarà quello proprio di fornire degli strumenti attraverso questi autotrattamenti che faremo insieme per andare a smuovere le nostre memorie, quindi a risolvere, diciamo, tanti inghippi del nostro inconscio. E Pensi. ovviamente l'obiettivo, scusami Fabio, No, 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 ovviamente continua. l'obiettivo finale è proprio quello di stare bene, quindi di fornire una fonte di benessere. Perché, come ho già detto a Fabio, queste immagini le trovo come se fossero delle super vitamine che fanno bene al nostro corpo, fanno bene al nostro inconscio, che ci permettono un pochino di ricaricarci, ecco, di farci credere nel nostro potenziale e nella nostra genealogia. Quindi pensi che queste immagini siano tue, non siano tue, da dove provengono? Un accenno l'hai già dato, però ecco, da Sì. dove vengono queste immagini? Ma Fabio, io penso che siano una sorta di secondo me, guarda, appartengono a una dispensa, come se fosse una dispensa genealogica. Quindi io immagino questo grandissimo archivio o armadio, non lo so, dalla quale al momento giusto noi possiamo estrapolare l'immagine che ci serve. Ecco, io la vedo così ed è un collettivo, come se fosse proprio appartenente a tutti. Ecco, non la vedo sul personale in questo caso. Quindi a volte ti capita di vedere qualcosa, dicevi, di simbolico, quindi da interpretare, vuoi, me la invento con la simbologia delle rune, tanto per fare un esempio, oppure altri simboli da capire, da Sì. trovargli la chiave di interpretazione, altre volte invece immagini proprio complete, quindi di una scena che probabilmente si è compiuta, giusto? O forse si è compiuta molto lontana, come la vedi? Magari di 2 secoli prima di un Sì, trisavolo? di un trisavolo, di una scena magari lontana, ma che in un qualche modo ci appartiene e quindi ci viene trasmessa attraverso i nostri geni, attraverso il nostro DNA, ci viene trasmessa e una volta stimolato il punto giusto, noi possiamo ricontattare quella parte nostra, nostra di tutti, lontana. Hai ricevuto immagini
anche da parte di persone che hanno collaborato con te, come non che ho collaborato, che tu hai trattato, usiamo questo termine. Sì, mi capita. Allora, sia quando faccio scansioni attraverso il tuo metodo, faccio queste scansioni corporee, mi capita di avere delle vere e proprie immagini, come immagini sia recenti, immagini anche lontane, cioè non riesco mai anche, è difficile per me anche datare. Ma poi, se posso dirlo, a volte non ricevo solo immagini, ma sono anche altre sensazioni corporee, anche odori, anche sensazioni, come dire, proprio corporee, sul caldo, freddo. Cioè, quindi uso anche altri sensi, cioè non mi arrivano solo sotto forma di immagini, anche a dire la verità, anche quando massaggio, quando la persona permette. Secondo me, anche a me di vedere, di poterla aiutare. Cioè, come dire, la nonna è stata ricoverata che aveva 13 anni e ho una percezione di un ospedale, di un ricovero. Questo, per esempio. Sì. Mi era capitato, ricordo, questo già molto, anche molto tempo prima di conoscersi, stavo facendo un altro percorso. E già questa cosa era un pochino in me, perché ricordo che avevo fatto un lavoro con la signora e mi era capitato di vedere tipo delle rose rosse e la signora gliel'avevo detto, dicevo, guarda, secondo me questa cosa proprio ti appartiene perché la sento come una cosa cioè, tua che ti devo anche dire. E lei mi aveva detto, guarda, Sara, in effetti mio marito, che tra l'altro non c'era più, usava sempre a regalarmi delle rose rosse, quindi per me è anche un ricordo, una sua immagine che voleva essere trasmessa anche attraverso di me, quindi mi ha fatto molto molto piacere, ecco, le aveva fatto sicuramente bene questa cosa. Diciamo che, vabbè, un po' abituato sono, però ecco, sentirlo dire dagli altri fa piacere perché dà la conferma che non esiste il mondo cosiddetto, chiamiamolo normale, esiste anche un qualcosa che l'umanità sta conoscendo sempre di più. Io ho Sì. l'opinione, sono molto fiducioso, c'è molta gente che sta entrando in tutto questo e grazie anche a persone come te. Avremo la possibilità di divulgare perché vogliamo far sì che Sara diventi una nostra mappa enciclopedia, ci insegni un bel po' di cose. Poi, ovviamente, chi avrà il desiderio di rivolgersi a lei, perché oggi è una chiacchierata di presentazione. Siamo proprio così. Assolutamente. Proprio lei mi ha fatto un piacere, glielo ho chiesto, lei ha detto sì. E quindi oggi ci siamo presentati, non mettiamo né nome, né, cioè il nome c'è, voglio dire, però se qualcuno vorrà, ecco, avere qualcosa da Sara, un apprendimento, ne parleremo nelle prossime puntate che Sara ci offrirà, Assolutamente. Assolutamente. che saranno a breve, ma soprattutto saranno continuative, quindi avremo le puntate di Sara Dotti praticamente. Un nuovo canale. Un nuovo canale, dall'auto, dalla casa, da dove vuole lei, però ci basta avere Sara Dotti con noi. Sara, io ti ringrazio Grazie. tantissimo, a meno che non volevi dire qualcos'altro, perché se volevi dire qualcos'altro, sono ben Allora, posso contento. dire una cosa che così mi preme un pochino è che ogni volta che ricevo queste immagini, sia quando lavoro su di me, quando lavoro sugli altri, trovo che sia veramente un dono questa esperienza, ecco. E quindi quello che provo è veramente una grandissima gratitudine a ciò che vivo, ma a ciò anche che è stato. Quindi, veramente ringrazio sempre la mia genealogia, ma anche la nostra genealogia collettiva. Ecco, questo mi preme dirlo perché loro ci danno sicuramente sempre gli strumenti per poter dare il massimo, ecco, per poter risolvere così tutti i nostri conflitti. Ecco, noi Sara, siamo fondamentalmente il risultato dei nostri conflitti genealogici, ecco. viviamo l'eredità praticamente. Sì.
Esattamente, noi esattamente. faremo ereditare ai nostri discendenti, forse cercheremo di fare ereditare qualcosa di meno pesante, grazie anche a persone come Sara Dotti, perché va detto, ci darà una mano, ci darà una mano. Sara, ti Grazie Fabio. ringrazio tantissimo, grazie a te. Alla prossima puntata, Grazie a voi. al prossimo salotto della nostra Sara Dotti. Un abbraccio, Sara. Grazie, un Ciao. bacione. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.